Siamo con Giuseppe Riducci, tecnico di questo Don Bosco Gaeta, vittoria pesante quest'oggi 9-5 contro il Città di Marina Ventura, ma al primo tempo sembra comunque andata stava in vantaggio la squadra avversaria. Quindi reazione importante, squadra comunque che sta venendo fuori piano piano. Sì, piano piano, devo fare i complimenti alla squadra avversaria perché effettivamente ci ha dato molte difficoltà, quindi un plauso alla squadra di Giampiero che è venuta qua e si è fatto la sua partita e ci ha messo molto in difficoltà. Per quanto riguarda i ragazzi miei, io sono molto soddisfatto della reazione che hanno avuto, devo dire che la calma, la tranquillità per la gestione di una fase difficile della partita è stata fatta molto bene, quindi sono molto soddisfatto di questa prestazione dei ragazzi. Come ti spieghi questo primo tempo, questa fase di sconfitta? Allora, il primo tempo in questa fase di sconfitta è semplicemente spiegabile. Praticamente noi abbiamo impostato la partita su un certo tipo di gioco, sulla pressione. Evidentemente ancora non siamo maturi per questo tipo di gioco, ci dobbiamo ancora lavorare. Stiamo facendo questo io e il mister Rocchini su questi ragazzi e quindi si spiega questa difficoltà che abbiamo avuto nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto una pressione più controllata, più tranquilla e infatti è stato meglio, abbiamo giocato meglio i nostri palloni, abbiamo rischiato di meno e abbiamo ribaltato la partita. Quindi un applauso ai miei ragazzi che sono stati veramente, veramente bravi. Come giudichi questa squadra di Giampiero? Beh, la squadra di Giampiero non è una cattiva squadra, ragazzi giovani, ci sono alcuni giocatori di calcio, quindi sicuramente loro daranno molto filo da torcere alle altre squadre, quindi la giudico una buona squadra. Il portiere pure si è distinto parecchio con degli interventi direi proprio quasi miracolosi. Il Marina continua a vincere, anche a Fondi ha vinto 2-1. Vabbè. Marina si sa, è una squadra ben organizzata, attrezzata, io me l'aspettavo che vincesse, anche se l'Old Range è un'ottima squadra che ci ha messo in difficoltà anche a noi, infatti è venuto a vincere qua in casa. Beh, il Marina sta facendo un campionato a sé e sarà difficile fermarlo. Noi da parte nostra cerchiamo di avvicinarci il più possibile alle zone alte della classifica. Adesso abbiamo una serie di partite dove possiamo dire la nostra, dobbiamo cercare di sfruttare. Ecco, oggi stava iniziando un mezzo passo falso, però i ragazzi sono riusciti ad addrizzare la partita con la calma. Prossimo turno? Prossimo turno mi sembra che andiamo a Fondi col Maracanà, che da quello che ho visto è una squadra non facile, perché comunque in casa si comporta molto bene, è molto difficile, ci dovremmo preparare durante la settimana per fare una buona partita lì a Fondi. Lavoreremo sugli errori che abbiamo fatto e cercheremo di migliorare alcune fasi. In bocca al lupo. Grazie.